L'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive, mentre invece per le Bermuda si fa invece riferimento a qualsiasi imposta diretta. Importante è anche il paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo che prevede tra l'altro il superamento del segreto bancario. Al riguardo viene stabilito infatti che le autorità competenti di ciascuna parte devono ottenere e fornire informazioni in possesso di banche, altri istituti finanziari, qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario ed informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitale, di persone, di trust e di fondazioni. Ribadendo pertanto il voto favorevole di Scelta Civica alla ribadisco pertanto il voto favorevole di Scelta Civica alla ratifica di questo accordo. Grazie. Grazie. Tancredi, prego. Sì, Presidente, come il precedente col Turkmenistan, si tratta di un accordo tipo sul modello OCSE per il libero scambio di informazioni fiscali. Naturalmente ci troviamo in presenza di uno Stato con altre peculiarità, molto più piccolo, con piccola popolazione, ma uno Stato a rischio. Come sul discorso delle imposizioni fiscali. Noi pensiamo che questo accordo sia prodromico anche a un accordo anche qui per l'abbattimento della doppia tassazione. Crediamo che con lo Stato di Bermuda ci sia molto da andare avanti ancora e molto percorso da fare. Comunque il voto di Area Popolare sarà favorevole. Grazie. Collega Archi, prego. Grazie Presidente. Questo accordo è al pari di altre intese già esaminate dal Parlamento, modulato sul già richiamato apposito modello dell'OCSE, l'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale. Intese di questo tipo sono state sottoscritte dal Governo di Bermuda con quelli di altri Stati membri dell'Unione Europea, come Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Portogallo. È un'intesa in linea con gli orientamenti proposti e condivisi al nostro Paese nelle diverse sedi internazionali, dal G20 all'Unione Europea, in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. Dichiaro quindi il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie collega Archi. Adesso il collega Di Stefano. Di Stefano.